Questo programma è offerto da Ficarazzi, invasione di api africane. Barcellona, tragedia in gita scolastica. Alcamo, incidente nelle campagne, muore un agricoltore. Palermo, grande partecipazione al trentennale del gruppo scout Palermo 2. Ficarazzi, invasione di api africane. Panico a Ficarazzi. Nella prima mattinata sono state avvistate in Corso Umberto delle api africane. 11 cittadini sono stati già punti e quindi trasferiti immediatamente in ospedale. Attualmente sono in gravi condizioni. I medici consigliano di curare le ferite di questi insetti con l'olio di fegato del pesce odierno. Le vittime non hanno voluto lasciare alcuna dichiarazione. Un tizio colpito dalla tragedia, visto la sua bassa statura, non ritiene di essere all'altezza del problema. Abbiamo però in esclusiva intervistato l'ape regina. Per correttezza di informazione e nel rispetto verso ogni nostro telespettatore, dobbiamo anche consigliarvi di dare un'occhiata al calendario. Barcellona, tragedia in gita scolastica. Uno studente 14enne, Gabriele Russo, del liceo scientifico Ettore Marioana di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, ha perso la vita precipitando dalla nave della Grimaldi sulla quale viaggiava in gita scolastica. L'incidente si è verificato alle ore 2:30 di notte e secondo le testimonianze il giovane avrebbe preso la rincorsa e raggiunta la ringhiera della nave, si è poi appoggiato perdendo l'equilibrio, compiendo così un volo dal ponte di oltre 10 metri. Subito è stato lanciato l'allarme dai compagni, immediato l'intervento dei sommozzatori che hanno recuperato il corpo del ragazzo davanti agli occhi increduli di amici e insegnanti. Alcamo, incidente nelle campagne, muore agricoltore. Tragedia nelle campagne di Alcamo, nel Trapanese, dove un agricoltore settantenne ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava arando il terreno di una sua proprietà, quando improvvisamente perde il controllo del trattore, che si è ribaltato precipitando poi ad una scarpata. L'uomo è morto sul colpo. Tragedia alla terza edizione della Maratonina Blu Ionio, che si è disputata ieri mattina a Riposto. Un podista, Carmelo Neri, è morto subito dopo aver tagliato il traguardo a causa di un malore. L'atleta, tesserato per l'Atletica Sicilia, aveva corso per 2 ore e 20 minuti circa. Dopo il malore sono stati immediati i soccorsi della Croce Rossa, ma per Carmelo Neri non c'è stato più nulla da fare. Morte per arresto cardiaco. Per la cronaca sportiva, a vincere la maratona è stato Francesco Bennici, secondo Giovanni Cavallo e terzo Mohamed Idrissi. Per la categoria femminile ha vinto Tatiana Betta, seconda su Alain Spitaleri e terza Sebastiana Bono. Cefalù, crolla passerella durante funerale. Attimi di panico nella parrocchia dello Spirito di Cefalù durante un funerale. Conclusa la cerimonia, i parenti e gli amici del defunto si sono riversati in massa su una passerella esterna dell'edificio, che si è improvvisamente piegata. Diverse persone sono cadute, un giovane 18enne è finito in ospedale con lievi contusioni. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina, a Bolognetta.
Bagheria, vandalizzato Monte Catalfano. Degli ignoti hanno derubato e danneggiato l'area attrezzata di Monte Catalfano. Ad essere stati rubati i pannelli solari, con tanto di centralina, pompa e quadro elettrico. Hanno invece subito danneggiamenti i servizi igienici. A segnalarlo il gruppo degli attivisti liberi di Bagheria. In una nota si legge: è mai possibile che alcuni bagheresi non amino il proprio territorio, distruggendo quel minimo di buono che offre? Finalmente possiamo smettere di preoccuparci del corpo dei servizi dell'area attrezzata. Dopo lo smantellamento dei servizi igienici, si è passato ad asportare parte degli infissi del fabbricato. Messina. 600 kg d'oro rosso trafugati lungo l'autostrada A20. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Capo d'Orlando e della stazione di polizia stradale di Sant'Angela Militello hanno arrestato due romeni per il reato di ricettazione e furto. Pare che i due siano riusciti a trafugare nella notte tra sabato e domenica circa 600 kg di cavi elettrici in rame. Con l'aiuto di un connazionale minorenne avevano caricato in macchina circa 200 kg di rame, mentre i restanti 350 kg erano stati attentamente mimetizzati in cespugli posti nell'area adiacente la carreggiata dell'autostrada A20. Ma l'auto che li avrebbe dovuti trasportare insieme al carico li ha lasciati in panne. Così, mentre erano intenti a riposizionare il materiale, sono stati sorpresi dai poliziotti. I malviventi sono scappati, ma poco dopo sono stati ritrovati alla stazione ferroviaria di Zappulla, nel comune di Terranova. I due arrestati, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti presso la casa circondariale di Messina Gazzi. Bagheria. Pericoloso incidente in via Dante. Pericoloso incidente stradale intorno alle ore 21 di ieri sera in via Dante, proprio di fronte alla succursale del liceo classico Francesco Scaduto. A scontrarsi, forse a causa di una distrazione dell'alta velocità, due autisti di cui non si conoscono le generalità, uno a bordo di una Toyota Yaris grigia e uno in sella di una moto di grossa cilindrata. Le condizioni non sono gravissime, ma alcuni testimoni hanno riferito che ad avere la peggio durante l'impatto sia stato, come spesso accade, il motociclista, il quale è stato trasportato all'ospedale civico di Palermo. Le dinamiche sono ancora da accertare. Sul luogo erano presenti i sanitari del 118 e la polizia stradale. Palermo, grande partecipazione al trentennale del gruppo Scout Palermo 2. Si sono ritrovati numerosi in via Colbe alle 9 del mattino, dove il gruppo scout Palermo 2 ha festeggiato il proprio trentennale. Tanti giochi di gruppo e un pasto caldo destinato alle famiglie più bisognose. L'evento è stato promosso dalle associazioni culturali Tuteliamoci e Nuovo Mondo e dalla seconda circoscrizione. Hanno presenziato il sindaco Leoluca Orlando, il presidente di Tuteliamoci Ollus Carmelo Castello, il presidente della seconda circoscrizione Antonio Tomaselli, insieme a diversi rappresentanti del suo consiglio e dirigenti regionali e parroci provenienti da tutto il territorio palermitano. Alle 15 le funzioni religiose e il concerto della musica sacra, presso la chiesa del Santissimo Crocifisso. Per il sindaco Orlando, Palermo, e in particolar modo Acque dei Corsari, sta cominciando a rivivere. Castello commenta: una bella iniziativa ben riuscita, questo è solo l'inizio. Grande soddisfazione anche dal presidente Tomaselli. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Sweat.
Villa Abate, i premi Oscar in mostra. L'assessorato alla cultura del comune di Villa Abate promuove una mostra di locandine dei più grandi successi cinematografici della storia, vincitori dei premi Oscar. L'evento, a cura del cittadino Nino Costa, si svolgerà dal 3 al 16 aprile, presso la biblioteca comunale. Stiamo investendo tantissimo in cultura, commenta l'assessore al ramo Francesco Giglio, grazie al prezioso contributo e al talento dei nostri concittadini. Villa Abate, un albero in piazza per il riscatto culturale. Dopo che, 3 giorni fa, i villabatesi avevano trovato distrutto un albero piantato in piazza della Regione, ieri mattina l'associazione culturale Io Amo Villa Abate, il vice sindaco Francesco Giglio, l'assessore alla comunicazione Giovanni Pitarresi e tanti volontariosi cittadini hanno piantumato un nuovo albero di mandarino. Il presidente di Io Amo Villa Abate, Valerio Pietrapezia, commenta: «Nessuno potrà distruggere il bene che tanti cittadini onesti si adoperano a fare per Villa Abate». Francesco Giglio invece lancia un messaggio breve, conciso e parecchio efficace. Convertitevi alla bellezza, questo è quello che diciamo ai vandali. Partinico Audace Bagheria 10-1. 10-1 è il risultato pirotecnico del Partinico Audace sul Bagheria. Dura qualche minuto la partita degli ospiti che trovano la rete al 5° minuto con Mercadante. Da quel momento in poi è solo Partinico Audace. Una doppietta di Campione, una tripletta di Gaio, una doppietta di Scrozzo e un gol a testa per Cammarata, Lombardo e Brugnano asfaltano un Bagheria che ormai si è assicurato i play-out. Play-off invece per il Partinico Audace, che ha finora svolto un campionato di tutto rispetto. Casteldaccia Borgata Terranove 2-2. Il Casteldaccia pareggia in casa contro la Borgata per 2-2. Partono forti gli ospiti che prima con un pallonetto, poi con un tiro al volo e ancora dopo con una punizione sfiorano il vantaggio, che però arriva al 36° minuto con Erbini che, servito da un preciso cross, appoggia da solo in rete. Nella ripresa Tomasello si procura e sbaglia un rigore e, come stabilisce la legge del calcio, in nemmeno 2 minuti la Borgata raddoppia il risultato con un tiro da fuori area di Capuani. Il Casteldaccia non molla e prima con Telemann su mischia e infine con Restivo di testa trova il pareggio tanto desiderato. Con questo risultato la Borgata si è assicurata la vittoria del campionato, mentre il Casteldaccia è playoff. Questo programma è stato offerto da Una buona giornata da parte di tutto lo staff di ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 2 aprile, tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni, ma nubi compatte interessano il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia con deboli piogge. Vediamo il dettaglio: al nord avremo delle nubi compatte che andranno ad interessare il Piemonte, la Val d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia con occasionali piovaschi sui rilievi di queste regioni. Sarà più soleggiato altrove, salvo delle foschie mattutine nelle vallate alpine e prealpine. Al centro nubi diffuse coprono subito la Sardegna e le zone tirreniche in serata, ma senza arrecare precipitazioni. Soleggiato sul resto delle regioni, salvo delle foschie mattutine sulla Toscana, sull'Umbria e sulle vallate appenniniche. Raggiungiamo le regioni meridionali, dove la giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo, con cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le regioni. Possibili deboli nevicate le avremo sulle Alpi occidentali e orientali a quote superiori, vedete, ai 2000 metri. Venti che soffiano tutti dai quadranti meridionali con locali rinforzi sul terreno. Diamo un'occhiata anche alle temperature, valori notturni che rimangono ancora stazionari su tutta la penisola, compresi tra gli 8 e i 12 gradi. Durante il giorno il clima sarà decisamente piacevole e mite ovunque, con temperature che oscilleranno tra i 17 e i 23 gradi ovunque. Bene, questo aggiornamento si conclude qui.
Mi raccomando, non smettete mai di innamorarvi addirittura del meteo.it. Siamo il numero uno in Italia, il sito più visto dagli italiani. Grazie a voi soprattutto. Ciao! Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 1° aprile, si ricorda Sant'Ugo di Grenoble, vescovo. Il nome Ugo deriva dal prenome germanico Ugo, basato sul termine Hug, con il significato di mente, cuore, spirito perspicace. Dice il proverbio, aprile temperato non fu mai ingrato. Sono nati oggi Milan Kundera, Simona Ventura, John Elkann. Il 1° aprile 1748 iniziano gli scavi archeologici di Pompei. Tornerà poco a poco alla luce una delle maggiori testimonianze dell'epoca romana, oggi patrimonio mondiale dell'umanità. Nel 1976 Steve Jobs fonda la Apple Computer. Infine, il 1° aprile 2001 i Paesi Bassi diventano il primo paese al mondo a legalizzare il matrimonio fra persone dello stesso sesso e nella capitale Amsterdam si celebrano i primi 4 matrimoni di coppie gay. Gandhi ha detto, l'uomo diventa spesso ciò che crede di essere. Se si continua a dire che non si riesce a fare una certa cosa, è possibile che alla fine si diventi realmente incapace di farla. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 2 aprile. Ariete, Marte per niente amico porta ambizioni da pagare, ecco il motivo per cui la solita routine a momenti vi va stretta. Amore geloso, attenti, qualche spesa di troppo per la casa, se state procedendo ad una ristrutturazione controllate i preventivi. Toro, tutto poteva procedere a meraviglia in compagnia della Luna nel segno, ma l'opposizione con Saturno vi rende sospettosi, seriosi e diffidenti. Battibecchi e incomprensioni nella coppia per questioni di principio. Non prendete decisioni avventate. Gemelli, una giornata caratterizzata da stanchezza in cui potrete trarre beneficio da attività rilassanti e da occupazioni che non richiedano troppo impegno. Una sorta di pausa da vivere con serenità per dare il tempo alle batterie un po' esaurite di ricaricarsi. Cancro, sostenuta da Giove e Mercurio, la Luna in Toro si fa in quattro per regalarvi una giornata serena e costruttiva. Inviti inattesi da parte degli amici, faccende domestiche, affari e studi oggi filano a meraviglia. Ottime per performance ai fornelli. Leone, sarebbe meglio fare ricorso alla logica nel caso doveste prendere decisioni o compiere delle scelte importanti piuttosto che affidarvi all'intuito. Il vostro sesto senso oggi non funziona, confonde la realtà con la fantasia, le impressioni con i fatti. Vergine, giornata ideale per far visita ad un paziente anziano, per riunire amici e familiari, per programmare una vacanza sulla neve. Portate a termine senza intoppi i vari doveri quotidiani, potrete godervi il piacere della compagnia degli amici. E Lancia, la vostra sensibilità può diventare uno strumento prezioso nella gestione dei rapporti interpersonali. Saprete comprendere quanti vi circondano. Gratificazioni importanti in ambito lavorativo, soprattutto per chi ha appena iniziato una nuova attività. Scorpione, alle prese con Saturno, la Luna in Toro continua a mettervi nei guai. Si prevedono incomprensioni con partner ed amici e disguidi negli spostamenti. Più che eventi reali a disturbarvi è il senso di minaccia che investe soprattutto il fronte delle relazioni. Sagittario, attenzione rivolta ai dettagli. Vi accorgerete di cose che non avevate mai notato. Urano consiglia. Muovetevi per vie diverse dal solito. Tutto sommato, se volete dare corpo ad un progetto anche importante, questa potrebbe essere la giornata giusta. Capricorno, complice il transito della Luna in Toro, siete disponibili e di buon umore. In famiglia spira un'aria tranquilla, un dono, una notizia, una sorpresa. La disposizione di spirito è buona, approfittatene per sorridere di più, vi troverete meglio con gli altri. Acquario, non abbattetevi di fronte ad eventuali contrattempi, prendete la vita con più leggerezza, sicuri che le cose andranno al momento giusto. Che giornata storta in compagnia della Luna in Toro, bloccati dai doveri, siete fiacchi, svogliati e insofferenti. Pesci, tanti bei progetti, qualcuno anche realizzabile in tempi brevi. In vostro aiuto avete il sestile della Luna in Mercurio. Soluzioni intelligenti e fruttuose nella gestione del vostro tesoretto. Investire sul mattone può essere una buona mossa.